Arriva a 9 pullman il conteggio dell'accoglienza coordinata dal Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Vicenza insieme a OTB Foundation, il Ponte Mitch Dialog, la comunità ucraina di Vicenza. Sono state messe in salvo 440 persone, 197 adulti, 233 minori. In apparenza sono freddi numeri che raccontano di un volontariato diffuso, di una rete di oltre 40 associazioni, 43 comuni, parrocchie, centinaia di volontari, tante famiglie e cittadini che sono all'opera non solo per offrire rifugio a chi scappa dalla guerra, ma si prodigano per farli sentire a casa. Da questa rete sono nate iniziative come quella prevista per Pasqua, ad esempio quella proposta da Senior Veneto per un pranzo che segue la celebrazione ortodossa e l'incontro della comunità ucraina. Sulla stessa linea l'impegno dei più giovani, come gli studenti della scuola secondaria di primo grado Giuriolo di Vicenza, che partecipando al progetto Donor Hero proposto dalla Fondazione Rete del Dono e che vede il coinvolgimento del CSV di Vicenza, hanno raccolto materiale scolastico da mettere a disposizione per i ragazzi ucraini. Ad attivarsi sono state solo associazioni e scuole, ma anche realtà private come il ristorante Passami il Sale di Vicenza, che da metà marzo sta promuovendo ai propri clienti il pasto sospeso per far stare insieme queste nuove famiglie un po' italiane, un po' ucraine, che stanno condividendo il grave momento di difficoltà. La rete di realtà vicentina è stata tramite anche per i vari ricongiungimenti con i propri familiari.